Oggi seconda puntata della nostra miniserie sui cantieri del 961. Cantiere con alcune problematiche interessanti, dove il nostro ciclo con il 961 ha dato il meglio di sé. Il cantiere che vi faccio vedere adesso rientra nel discorso vincolato. Siamo a Bra, palazzo vincolato, storico, molto molto bello. Anche qui molti problemi di abilità di risalita, devo dire che fino al marcapiano hanno dovuto in parte tirare via gli intonaci. Magari sono andati ben oltre il metro e hanno usato i nostri intonaci deumidificanti della linea colori della terra, perciò risana 1, risana 2 e sono andati a rasare poi con il tonachino 047. Con interposto una rete in fibra di vetro. Tutto a base calcio. Qua era finito con la seconda mano con il Risana 2. Questi sono i nostri sacchi. Qui è già la facciata finita. Qua è stato usato il 265 e la 961. Devo dire che le belle arti ci hanno fatto i complimenti. Devo dire veramente che hanno fatto i complimenti perché la facciata è bellissima, hanno fatto dei chiariscuri, sono circa 2000 metri, guardate l'effetto anche qui, molto 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 bello. Diciamo che il decoratore, avendo usato sempre silicati, avere in mano un capitolato dove c'era una pittura silostanica riempitiva da dare in una mano sola con un fondo sempre silostanico riempitivo, lui non era molto d'accordo. Perciò siamo andati un bel po' di volte in cantiere, ma il direttore lavori si era affidato totalmente alla bravura di Marco Giorda, che è il mio collega dell'area tecnica, e devo dire che è molto molto bella. Complimenti da tutti, pure dal sindaco, per come siamo riusciti a valorizzare questa casa in un centro storico. La facciata finita è questa e devo dire che è molto molto bella. Che cosa hanno usato? Fondo riempitivo silossanico 265-03 di granulometria, colorato in tinta come la finitura, diluito al 30%, con una resa più o meno siamo su intorno agli 80 metri quadri, poi lì varia molto dal fondo. La latta è da 21 kg. Invece con la 961 la diluizione è al 10%, e con una lata da 20 kg la resa che gli abbiamo dato da rispettare era 40 metri quadri. E poi il risultato è questo.